Protesta degli animalisti a Monreale, nel Palermitano, contro la recente ordinanza del sindaco Filippo Di Matteo che vieta agli animali l'ingresso nei giardini pubblici. Gli attivisti del Partito Animalista Europeo e della Lida, violando provocatoriamente la legge, si sono riuniti con tanto di cani al guinzaglio nell'antivilla comunale, promettendo di impugnare le multe levate dalla polizia municipale da loro considerate illegittime. In ritardo perché sono andato a lasciare uno dei cani in consegna al sindaco Di Matteo, anziché farlo morire a Monreale, l'abbiamo fatto adottare a Roma, sono andato all'aeroporto, è stato adottato a Roma, abbiamo salvato un altro cane da questo territorio. Di tasca propria. Anche perché il sindaco non ha mai messo un centesimo per i cani, tanto che li fa morire di fame, di sete, presso un lager che c'è qua sotto che si chiama l'acetilene. La conosco. Si chiama l'acetilene ed è capace solo di fare delle ordinanze che sono dei pezzi di carta. Ho fatto nel posto denuncia di circa 3 pagine dove si dice in questi 20 anni quella che la legge è entrata in vigore nel 1991. Il comune di Monreale per 22 anni è stato inadempiente da tutti i punti di vista, perché se lui ci dice di portare i cani a guinzaglia con la moserola, lui gli regaleremo 1000 guinzagli e 1000 museruole per i suoi cani randaggi che ci sono nel territorio di Monreale. E sono tutti suoi! Questo sit-in è stato organizzato proprio per contrastare l'ordinanza numero 50 del sindaco Di Matteo, dove praticamente viene assolutamente vietato ai cittadini di girare con i propri animali, quindi non viene specificato solo il cane ma tutti gli animali, nelle aree verdi, nei luoghi pubblici, addirittura vicino alle fontane. Una cosa che riteniamo assolutamente ingiusta, indecente, perché ovviamente sappiamo benissimo che innanzitutto a livello nazionale non esiste una normativa che vieta questo tipo di attività. Seconda cosa, sappiamo benissimo che tutti gli animali di strada sono di proprietà del sindaco e quindi dare divieto addirittura di fare bene gli animali lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Non è presente tra l'altro alcun cartello dove appunto viene messo il divieto di fare bere gli animali tramite questa fontana che tra l'altro, come potete ben vedere, l'acqua è turida, è assolutamente gialla, quindi nessuno si prenderebbe mai la briga di fare bere un cane da questa fontana. Tra l'altro l'unico cartello che è presente dove c'è il divieto di far entrare gli animali è nella piazza all'altra parte, scusate non ricordo il nome della piazza, ma non è assolutamente legale perché, come ben sapete, un cartello dell'amministrazione comunale per essere valido deve avere all'esterno il bollo del comune, bollo che assolutamente non esiste, quindi quel cartello è assolutamente fuori legge. Ho rilevato 8 infrazioni all'ordinanza 50, all'ordinanza 50 emessa il 14 maggio. Hanno contestato l'ordinanza, loro dire non è in regola, non è tutto pubblico. Noi abbiamo provveduto a identificare alcune persone, proprietari dei cani, chiaramente sono sprovviste di museruolo. Io lavoro come custode assieme ad altri 7 colleghi ed è in divina. Dove, mi scusi? Antivilla e Villa Comunale, il polmone che abbiamo nel Verde Pugno, l'unico polmone che abbiamo lì dentro, del paese. E portano i cani e non portano né palettine né sacchettini, abbiamo dei seri problemi. E la gente giustamente, come dire, può portare un sacchetto e una palettina e risolve il problema. Ma infatti questo dovrebbe essere fatto, però da qui a vietare l'ingresso forse è un po' forte, no? Vietare sono le istituzioni che lo vietano. Questo non so come risponderci in merito, ci sono le istituzioni se ne occupano. Anche perché è sempre, come dire, un posto dove c'è una galleria civica e sarebbe pure giusto vietarli, però visto che non abbiamo spazi, capisco anche questa manifestazione che è stata fatta qua pacificamente sotto il palazzo. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale.